All'Adriatico, Giovanni Cornacchia sfida tutta abruzzese di fronte Pescara e Pineto. 19 punti di differenza, un abisso, ma prima dell'inizio numeri e classifica vanno sempre messi da parte. Ogni partita fa storia a sé, non è solo un modo di dire. A fare la differenza in primis l'atteggiamento, poi naturalmente le qualità dei singoli. Il Pescara ci arriva con tutti gli effettivi a disposizione, tranne il lungo degente Lonardi. Baldini conferma in blocco l'11 opposto al Milan futuro, strapazzato nel recupero di giovedì scorso. Plizzari tre pali, in difesa Pirozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi. A centrocampo Valzania, Squizzato e Dagasso, davanti Merola e Cangiano, a supporto di Tonin. Pineto in crescita, KO immeritato a Ferrara e netta affermazione col Perugia nell'ultimo turno casalingo. Recuperati Pellegrino e Schirone, out Borsoi, ancora ai margini Marafini. Un solo cambio rispetto all'11 schierato con gli Ubri, sistema di gioco 4-3-2-1. Tonti tre pali, in difesa Asio Smanovic, De Santis in grosso e il 2005 Jenko, scuola Roma. A centrocampo Amadio Play, Germinario e Lombardi Mezzali, davanti il tridente Del Sole, Gambale, Bruzzaniti. Corposa la lista degli ex, in grosso Del Sole, Lombardi, Germinario, l'infortunato Marafini, soprattutto il tecnico Ivan Tisci. 99 presenze e 14 gol tra B e C con la maglia del Delfino. Arrivato dal Genoa a 23 anni nell'estate 1997, nelle immagini calciatore di grandissima qualità, come tanti ex ha scelto di vivere a Pescara. Un pizzico di emozione, ne siamo certi, affiorerà. La prima volta storica tra Pescara e Pineto, poco più di un anno fa, mercoledì 11 ottobre 2023, le due squadre non si sono mai incontrate in una partita ufficiale. I precedenti sono tutti incontri amichevoli. Come da calendario, gioca in casa l'11 di Daniele Amaulo, ma il Mariani Pavone, oggetto di restyling, non è ancora pronto. Per questo teatro dell'evento, l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Presenti 8.500 spettatori. All'alba del match, colossale chance in contropiede. Tonti devia, ma Cangiano ignora Cuppone, solo Soletto, soprattutto spreca calciando male. Opportunità subito pareggiata da Schirone, che scheggia il palo della porta di Plizzari, graziato 4 minuti più tardi da Volpicelli. Mancino leggermente largo dopo l'1-2 con Shakir. Nella ripresa il Pescara di Zeman alza il ritmo, subito 3 opportunità nella stessa azione, ci prova Aloy, Evangelisti salva sulla linea, ancora Aloy, respinge in grosso e da ultimo tentativo senza fortuna di Floriani, che al decimo serve Merola, altra grande chance, ma l'ex Foggia in splendida solitudine si fa ipnotizzare da Tonti. Al 25esimo il ginocchio destro di Luca Schirone fa crack, rottura del legamento crociato anteriore, stagione finita per l'ex Verona e Cremonese. Al minuto 74 invece clamoroso infortunio di Brosco, capitalizzato da Gambale, subentrato Shakir, faccia a faccia con Plizzari, l'ex Avellino non sbaglia, è il gol vittoria che diventa storia. Serata dunque memorabile per il Pineto, sconfitto 1-0 match winner Vergani nella gara di Coppa giocata a novembre sempre all'Adriatico. Le vittorie dei biancazzurri diventano 2 a febbraio, gara di ritorno decisa negli ultimi 10 minuti, prima De Marco con questa conclusione morbida e molto precisa, poi il tap-in di Merola al termine di una combinazione tutta in contropiede con Cuppone. KO fatale ad Amaulo, sostituito da Roberto Beni. Infine, lo scorso 11 agosto, primo turno di Coppa Italia, il Pescara del neotecnico Silvio Baldini, sconfitto per la seconda volta in 4 sfide. La apre Fabrizi al 51esimo, la chiude al minuto 92 il neo entrato Marrancone. Mai KO fu più salutare. Cambio modulo 4-2-3-1 in soffitta. Da quel momento emozioni, entusiasmo, tante vittorie ed una classifica meravigliosa che dice primo posto con 36 punti in 15 giornate.